Riccardi a frapporsi al tentativo di assist del capitano Valdagnese. Intanto da questa parte assist della La Polla, che però si perde sul fondo. Ancora Tamiozzo, presa in consegna da Pamela La Polla. Bello la sfida nella sfida tra i due capitani della partita. Tamiozzo, tiro potentissimo, ma Valentina Gaudio di posizione ferma il tiro di diritto della Tamiozzo. Pamela La Polla non trova varchi, prova a servire, attaccare che si libera bene, traversa che sputa fuori il tiro di Rebecca Taccardi. Palla che esce dalla, esce dalla linea di porta, dalla parte in cui ovviamente non sarebbe gol. Con le proteste del pubblico di casa, questa postazione però ci sembra corretta l'interpretazione dell'arbitro. Bella l'azione però del Matera, con Rebecca Taccardi che riesce a essere incisiva nella sua azione d'attacco. Ancora Pamela La Polla che ha fornito l'assist per la sua compagna, come l'assist vincente per la Iacanto in occasione del gol. Ancora Taccardi che va in mezzo per Alessia Villa, brava però la Lorenzato a rompere la trama di gioco del Matera, e Valdagno con Santo Chirico ancora a pattinare nella metà campo materana. Santo Chirico però perde palla, Pamela La Polla si fa un 2 contro 1, libera per Rebecca Taccardi che era andata forse fuori dalla traiettoria di possibilità per concludere a rete, e poteva anche effettuare un assist di ritorno magari per Pamela La Polla. Si è perso comunque questa ottima occasione per Matera, e Valdagno che torna in attacco con Matera sempre aggressivo. Brava la numero 24 Rossetto a smarcarsi, viene però riconquistata la palla da Matera. Ancora la Rossetto che gira per Cristina Santo Chirico, 3 contro 2 del Valdagno che preferisce una gestione più tranquilla di questo possesso. Lorenzato gira per il suo capitano, ancora Tamiozzo per Santo Chirico, si apre a ricevere Rossetto che ritorna da Santo Chirico che va da Tamiozzo, tentativo un po' difficoltoso, servizio dicevamo un po' difficoltoso per Lorenzato che esce dalla sua metà campo in velocità per non andare in frazione di tempo. Ancora Pamela La Polla, serie di dribbling accompagnato in porta, bravo il portiere del Valdagno a porsi col guantone sinistro, si combatte a metà campo con Rossetto che ci mette energia per riconquistare palla, ma è Alessia Villa ancora in attacco per il Matera, aumenta la velocità di rotazione palla del Matera che cerca di essere più incisivo in attacco, si apre per Rebecca Taccardi, serie d'Italia, si arriva da Pamela La Polla, è bravissima ancora una volta Teresa ha parlato a opporsi alla capitana maglia azzurra anche della Decom Matera, e Matera che riconquista palla in questo momento, pressione fortissima della Decom, tiro di Pamela La Polla stoppata dalla Santo Chirico, entrata fuori tempo del capitano della Decom sulla Lorenzato, sacrosanto fallo fischiato da Silecchia. Siamo già a quota 6 falli per la Decom, siamo ancora nella prima frazione di gioco, mancano 50 secondi alla fine del primo tempo, 4 commessi invece, 4 falli invece commessi dal Valdagno, segno di un buon agonismo in una partita che però negli scontri si mantiene comunque sostanzialmente corretta. Bravissima la Tamiozzo a saltare il capitano avversario, servia Santo Chirico, ancora Valentina Gaudio a fermare l'attacco del Valdagno, ancora Tamiozzo che si era ben liberata, Alessia Villa che si frappone tra portiere e Tamiozzo per
fermare il tiro, rischi per entrambe le difese portieri che hanno recitato la parte dei migliori in campo in questo primo tempo. Adesso è la maniera che conquista palla quando partono gli ultimi 10 secondi alla fine del primo tempo, ultima azione della Decon, vedremo se riuscirà a arrivare a conclusione. Va di rovescio la palla senza che però il tiro arrivi a destinazione. Si conclude quindi la prima frazione di gioco con la Decom Roller Matera che conduce per 1-0 grazie alla marcatura di Mili Iacanto. Partita molto gradevole, buona sia per agonismo che per contenuti tecnici, bravissimi entrambi i portieri a tenere il risultato nei confini dell'1-0. Vedremo come si svolgerà il secondo tempo, quindi diamo appuntamento a tutti per il secondo tempo della gara.
3, arriva la corrente Maniera, sceglie di andare 3 contro 2, bello il tiro di Rebecca Taccardi di rovescio, ancora l'ha parlato che si oppone sempre con attenzione, è una buona posizione che le consente di essere efficace nella sua azione di difesa. Maniero intanto nella gestione di regia sul vertice basso dell'attacco materano, Iacanto che si è aperta a ricevere palla, taglia la pista per Taccardi che punta la Santo Chirico, che però fa buona guardia in assetto da difesa, ancora Becca Taccardi sceglie la gestione per il suo capitano, scontro fra capitani ancora una volta tra il 6 della Roller e l'8 del Valdagno. Bello lo scarico per Maniero, persa completamente dalla difesa del Valdagno, e abbraccio delle giocatrici del Matera per la doppietta della Maniero che porta a 4 le reti per la Decom Roller. Aveva conquistato palla Pamela La Polla e quatta quatta la Maniero ha trovato il taglio alle spalle di tutta la difesa di Valdagno. Pamela la vede, è il 77 in maglia nera, arriva e con buona tecnica mette alle spalle dell'incolpevole Parlato. Un po' distratta in questo frangente la difesa del Valdagno, che fino a questo momento comunque si era ben comportata, e Decom che però rimette di nuovo 3 lunghezze di vantaggio nella gara, e Valdagno che si trova quindi a dover recuperare 3 reti. Intanto si va a 2 contro 2 con Rebecca Taccardi che perde palla, e 3 contro 2 invece da quest'altra parte con Cristina Santochirico che cicca un po' il servizio per la compagna. Ci sta però Cristina Santochirico e combatte, ma è sempre Pamela La Polla, un'autentica gladiatrice per la difesa materana, uscire vincente dal contrasto. È Maniero che gestisce il nuovo possesso, Valdagno che va a uomo, però si perde ancora la marcatura con Iacanto, è Parlato che recupera il movimento in porta e si oppone all'attaccante argentina. Valdagno che nel tentativo di recuperare prima palla fa saltare un po' le marcature, Decom che approfitta degli spazi che si vengono a creare per andare a conclusione. Ancora Tamiozzo che va in attacco, gira per Santo Chirico, sempre con Pamela Polla in difesa, raddoppio della Taccardi, contrasto che però viene giudicato non falloso da Silecchi. Di fatto la Santo Chirico gioca da terra e quindi infrazione che comporta il nuovo possesso del Matera con Rebecca Taccardi che elude l'intervento dell'avversario, arriva a conclusione Parlato ancora, è ben attenta sul primo palo e conquista e riesce a opporsi. Lorenzato intanto ha conquistato palla per la Tamiozzo, stromba tutto che arriva a concludere, intervento volante di Pamela La Polla che pulisce l'area colpendo la palla al volo. Secondo Silecchia l'intervento avviene quando la palla è troppo alta, e quindi tiro di rigore accordato a Valdagno, proteste di mister Antezza che a parer suo riferisce al direttore di gara, non senza con buona polemica diremmo, perché l'intervento del suo capitano a parer suo è regolare. Fatto sta che comunque Cristina Santochirico che va sul tiro di rigore, parte la conta di Silecchio, Cristina Santochirico che batte bene, conclusione che fa la carombola tra i pali, si infila alle spalle di Gaudio, buona la conclusione della Santo Chirico che a mezza altezza va sul palo sinistro di Valentina Gaudio, tiro che balla sulla linea immaginaria della porta, colpisce l'altro palo e si infila alle spalle di Valentina Gaudio. 4-2 quindi il risultato della gara. Partono gli ultimi 5 minuti di gara, Valdagno che comunque nonostante lo svantaggio non ha mai mollato la presa e
Encomiabile veramente l'atteggiamento di Valdagno, che in questo momento spacca la traversa. Azione replica a quella di Rebecca Taccardi del primo tempo, stessa qualità di tiro, che prende l'interno della traversa ma finisce fuori dalla linea di porta. Ancora la Tamiozzo con verba assoluta a cercare di accorciare le distanze. Valdagno pericolosissimo con Cristina Santochirico, si alza anche il tono degli scontri. Silecchia che fa giocare, piacevole anche comunque la fase di agonismo delle giocatrici in campo in questo momento. Finale acceso della gara, è bello che sia così, bello lo spettacolo che si sta dimostrando in campo. Ancora Tamiozzo che gira in area, Santochirico che non riceve. Matera in forte difficoltà per l'attacco delle giocatrici del Valdagno. Cristina Santochirico ancora per Tamiozzo a recitare la parte del leone per le sue in attacco. Recupera Lorenzato e Valentina Gaudio in spaccata. Chiude lo specchio alla 5 del Valdagno. Ancora Tamiozzo. Conclusione pericolosa. Valentina Gaudio chiude lo schermo e mantiene le sue compagne a due lunghezze di vantaggio. Fase concitata della gara con Valdagno che cerca di dare di mettere in campo le ultime energie per accorciare la distanza. Matera che è andata in sofferenza a causa della spinta e della vigoria messa in attacco da parte del Valdagno. Si va intanto da Milia Canto che apre per la 77 in maglia nera. Ancora Milia Canto con Maniero che gioca in questo momento in fase arretrato, gestisce il Matera, fase d'attacco e palla che viene deviata da Parlato. Il nuovo possesso per Matera che potrà giocare col cronometro, forza un po' l'azione Rebecca Taccardi. Applaude Valerio Antezza per questa gestione delle sue giocatrici che torneranno in possesso di palla. Chiamato time out quando mancano 2 minuti e 46 secondi alla fine. Forcing finale del Valdagno che deve recuperare due reti. Tecnicamente nell'hockey i 2 minuti e 46 sono assolutamente sufficienti per colmare lo svantaggio. Fatto sta che comunque la Decom dovrà amministrare queste due reti per il tempo che rimane alla fine della gara. Tornando in possesso, Valerio Antezza che cerca di catechizzare le sue giocatrici, cercherà sicuramente un possesso lungo per far passare quanto più tempo possibile. Valdagno verosimilmente che andrà alla marcatura uomo a tutto campo per cercare di sradicare palla e portarsi subito in conclusione. Suona la sirena che richiama le giocatrici in campo per questi ultimi 2 minuti e 46 secondi. Gara comunque che ha rispettato in pieno le prerogative della vigilia, molto combattute, bella la fase di agonismo, bella la fase degli scontri e anche comunque buona correttezza da parte delle giocatrici in campo. Quindi è Iacanto per Rebecca Taccardi per questo, per la coda della gara, con Lorenzato che per poco non recupera palla. È arrivata invece Maniero a gestire il possesso per le sue compagne. Ancora Pamela Polla con Tamiozzo sempre a cercare di contrastare l'azione del capitano della Decom. Scontro della Maniero con Lorenzato che di forza e correttamente sradica palla alla 77 materana. Ancora Tamiozzo in aria, Valentina Gaudio in maniera perentoria stoppa la conclusione di Bertinato. Bravissima Valentina Gaudio, sempre vigile a trovare il tempo per l'intervento. Si apre per murare l'azione della Bertinato. Elena Tamiozzo preziosa in fase di assistenza, veramente efficace il capitano di Valdagno in tutte le fasi di gioco che l'hanno interessata, sia in fase di difesa, in fase di assistenza e in fase di conclusione. Veramente universale il lavoro dell'otto di Valdagno, che in questo momento chiama la marcatura a tutto campo. Recupera palla il Valdagno, buon per Matera che la Taccardi ci metta
la stecca e rompa il contropiede del Valdagno, che coraggiosamente si era portato in attacco a marcatura a uomo e aveva riconquistato palla, che comunque termina fuori tocco ultimo delle giocatrici di Valdagno. Iacanto che batte per Pamela Polla, si sceglie quindi il possesso per la capitana del Matera. Ancora Pamela La Polla, assist a tutto campo, in seconda battuta la Maniero che non trova il contrasto, fallo evidente del Valdagno, steccata su Mili Iacanto e Silecchia che accorda tiro di punizione alla giocatrice argentina. Viene chiamato il cambio da mister Antezza, che richiama in campo Alessia Vinci per Mili Iacanto, che ha un problema tecnico con il pattino, questo è il motivo della sostituzione. Mancano ancora 1 minuto e 24 secondi alla fine della gara. Vedremo la gestione del Matera con Cristina Santocrico che recupera palla. Si parte in attacco per il Valdagno, recupera però Rebecca Taccardi e rallenta l'azione di attacco del Valdagno. Cincischia un po' sul possesso la Lorenzato, che ha giocato tutta la gara per la formazione di Eddie Randon, con Maniero che viene presa in consegna proprio dal numero 5 di Valdagno e Tamiozzo che va in contrasto con Pamela Polla. Secondo Silecchia scivola il capitano materano, quindi si prosegue ancora la Tamiozzo che prova una improbabile conclusione volante, complice anche il poco tempo alla fine che ha determinato il fatto che Elena Tamiozzo abbia forzato la sua giocata. Passaggio fuori misura del Matera, ancora con Lorenzato, spaccata Valentina Gaudio, scontri accesi da una parte e dall'altra. Valentina Gaudio in spaccata ha schermato il tiro di Valdagno, è risultato sempre sul 4-2, è partito il giro degli ultimi 30 secondi, Matera che deve amministrare due reti di vantaggio, Maniero che porta palla e Vinci che riceve sul esterno all'altezza della panchina di Eddie Randon. Ancora Vinci dopo l'ottima riconquista di palla da parte di Ianero. Taccardi ancora, è parlato di Guantone in bellissimo stile, mette al di là della recinzione, 9 secondi alla fine, risultato che a questo punto dovrebbe essere acquisito per quel che riguarda la Decom Roller. Due reti e possesso per la squadra di casa sembrano a questo punto troppe per Valdagno per recuperare lo svantaggio. E fallo ancora su Rebecca Taccardi, passati ancora alcuni secondi, 5 alla fine, quindi Decom che porta a casa l'intera posta in una delle top sfide del torneo femminile di hockey stagione 2021-2022, partita che si conclude con l'applauso del numeroso pubblico accorso alla terza struttura di via dei Sanniti per questa gara. Ribadiamo il risultato: Decom Roller Matera 4, Valdagno 2. Applauso per tutte le giocatrici che hanno offerto uno spettacolo di altissimo livello sia tecnico che agonistico. Quindi Decom Roller Matera che fa la parte del leone sul campionato e mette quindi l'intenzione di condurre le danze per quel che riguarda questa stagione sportiva. Applauso, dicevamo, per tutte le giocatrici e per un Valdagno che non ha assolutamente demeritato. Qui dalla terza struttura di Via dei Sanniti ribadiamo il risultato: Decom Roller Matera 4, Valdagno 2. Ci vediamo alle prossime occasioni per l'hockey su pista e per tutti gli appassionati. Un saluto a tutti e buona domenica.